diciamo, il proprietario di un ristorante, un amante del buon gusto, del buon vino, del buon cibo, è un perfezionista e ovviamente ha una sua eleganza di base. Quando incontrerà per la prima volta Serena, c'è un momento in cui c'è un piccolo fraintendimento, cioè l'eleganza di Francesco viene un po' fraintesa come un corteggiamento. Infatti Serena si aspetterà da Francesco la prima mossa, il primo bacio, il primo abbraccio che non arriverà mai. Dopo il primo momento di delusione, poi però inizierà una bella complicità tra i due personaggi. Francesco sentirà per la prima volta forse di avere a fianco un'amica, una persona di cui si fida, una persona tenera da proteggere in qualche modo. Ma anche una promessa mantenuta, la nostra. E lei mi disse: guarda, io ho una storia che vorrei fare, mi piacerebbe tanto farla. E devo dire che Paola poi ha un carattere, una determinazione veramente che fa invidia a tutti, e ci è riuscita in qualche modo, ha contagiato nel suo entusiasmo tutte le persone attorno a sé e ha fatto in modo che questa sceneggiatura venisse scritta. L'ha scritta.